Ciao a tutte, benvenute nel mio canale. Su richiesta di mia nipote, questo toppino per il mare è praticamente il pezzo sopra del costume. Allora, vi spiego tutto qual è il filato all'interno, subito all'interno del video e niente, anche le misure, tutto quanto. E non c'ho altro da dire, penso. È molto facile per una bambina di 8 anni, quindi chiaramente non è che sia. Si può fare anche più grande o più piccolo, e vi spiego tutto all'interno del video. Ok, vi lascio subito, così vedete subito come. Roba di 10 minuti per ogni coppa, eh? Proprio pochissimo, si fa in fretta. Iscrivetevi al mio canale se intanto che guardate il video e lasciate un commento, mi fa molto piacere e soprattutto fatemi sapere dove mi avete trovato, su Facebook, su Google, su YouTube direttamente. Grazie, grazie a tutte, lascio il video, ciao ciao. Oggi faremo questo costumino, questa è una parte ed è un costumino con la misura di una bambina di 8 anni. Allora, che cosa sto utilizzando? È un filato della Lactel microfibre acrilamide ed è 100% ovviamente sintetico, proprio perché si asciuga subito. E li ho fatti anche di cotone, ma poi per asciugarsi, vabbè, un problema. E sto utilizzando un uncinetto numero 5. Se voi utilizzate un cotone invece di questo, cercate di, io vi do le misure comunque, vi do le misure in centimetri, così non vi potete sbagliare. Che altro serve? Serve anche una perlina, eccola qua, perché insomma questa è da stirare, eh? Allora, iniziamo subito con dirvi le misure. Che misure sono? Ecco qua, adesso facciamo solo la misura di della parte della conchiglia senza la parte questa. La conchiglia finisce qua, quindi vi dirò che sono circa 9 centimetri e mezzo, mentre l'inizio, che è quello importante, dove praticamente dovete fare le catenelle, sono circa 7 centimetri. Quindi io monterò adesso 13 catenelle, che sono questa parte qui. Allora, io vi consiglio di prendere le misure del reggiseno della bambina, della parte più stretta, che sarà questa laterale, perché queste saranno due, e della parte più alta. Questo anche potete farlo anche da adulti, insomma, però certo da adulti, insomma, secondo pure che seno uno ha, a me per esempio non mi reggerebbe niente. Ok, allora iniziamo subito montando 13 catenelle. 13 catenelle. Adesso andiamo a lavorare nella prima catenella, questa qui, e andiamo a fare una maglia bassa e continuiamo a fare una maglia bassa in ognuna di queste catenelle. Ecco qua, in questa maniera. Oggi piove e siamo in casa. Di solito sono fuori a fare i video, ma oggi brutto tempo. Che vogliamo fare? Mo' gli è presa piove. Ok, continuiamo. Aspettate, eh? Quasi fatto. Se state utilizzando questo filato, vi ricordo di bruciare l'inizio, altrimenti si sfila. Allora, sono arrivata all'ultima, lavorerò la maglia bassa e nella stessa farò un'altra maglia bassa. Poi farò una catenella e girerò il lavoro. A questo punto salto questa qui, salto questa, vado nella successiva, ma la prendo da lato, non prendo tutte e due le maglie, ma ne prendo una solamente, quella dietro, e faccio la maglia bassa. E così tutte le altre, fino ad arrivare in fondo, quindi prendo solo
questa laterale dietro, la lavorazione, non so se si chiama coste, boh, vabbè, non è importante, basta che la prendete così. Ecco qua, fino a fondo ovviamente, ecco, così. Eccoci qua. Aspettate perché non ho finito. Ecco, ancora. Ancora. Questa parte qui è questa. Questa parte invece è questa in fondo. Questa in fondo non dobbiamo fare aumenti, ma dobbiamo lavorare fino all'ultima. Come facciamo ad accorgersene? Eccola qua, vedete questa che ha questa catenella dietro? Eccolo, questa qui, vedete come un nodino, è l'ultima e la lavoriamo. Facciamo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo sempre a prendere questa qui a coste, in questo modo, e andiamo fino su. Andiamo a lavorare. Ecco, non è semplice lavorarla, è un po' che scivola, ma insomma si lavora discretamente, anche perché sto lavorando con un uncinetto numero 5, mentre magari la lavorazione andava bene anche un 3, 3,5, però veniva troppo, mi piaceva come veniva, sinceramente. Ok, siamo quasi arrivati in fondo. Eccoci. Eccoci qua. Allora, vedete questa qui c'è l'anellino, quindi questa è l'ultima maglia. Nell'ultima maglia facciamo una, due, una catenella e andiamo subito a lavorare non nella catenella, ma bensì in quella successiva. Questo tipo di lavorazione dobbiamo farlo, vedete? Abbiamo fatto il primo e stiamo facendo il secondo. Dobbiamo fare primo, secondo, terzo, quarto e quinto e poi ci fermiamo perché vi faccio vedere come fare questo centrale. Ok, quindi vi ricordate l'ultima maglia qui è questa prima del nodino e anche di qua la stessa cosa, però mentre qui non facciamo aumenti, da quest'altra parte facciamo un aumento e la catenella. Ci rivediamo al quinto passaggio. E sono sul quinto, 1, 2, 3, 4 e 5, come vedete. Allora, ho fatto gli aumenti, la catenella, tornerò indietro normalmente e poi faremo il sesto. Quindi qui andrò normalmente fino in fondo, tornerò indietro e ci rivediamo quando sarò arrivata qua. Sono arrivata. Come potete vedere, sono qua praticamente in questo punto. Adesso faccio le solite due maglie, quindi una, due, la catenella, ma quando giro poi nella prima ne faccio due nuovamente, una e due. E adesso continuo fino a fondo come sappiamo fare, però quando tornate indietro un attimino vi faccio vedere come cominciare a calare per fare questa. Sono arrivata a due maglie prima, come potete vedere c'è la penultima e l'ultima. Noi qui invece nella terz'ultima facciamo una, due maglie, la catenella e giriamo. Praticamente dobbiamo chiudere e cominciare a lasciare alcune maglie e ne lasciamo due, quindi nella terz'ultima facciamo l'aumento. Ecco qua. Quindi continuiamo così fino a che non abbiamo anche da quest'altra parte 1, 2, 3, 4 e 5 e ci rivediamo. Ed ecco qua. Sono arrivata, come vedete, ho 5 di qua e 5 di qua. Adesso andiamo a stringere praticamente. Quindi come facciamo? Andiamo nei buchini, vedete uno e due e chiudiamo. Quando abbiamo tre maglie sull'uncinetto, chiudiamo di nuovo uno,
e 2 e richiudiamo di nuovo. Adesso non è importante dove andate a mettere l'uncinetto, l'importante è che chiudiamo, ecco, così stringendo. Ok, ancora e chiudiamo, perché non mi fa chiudere bene. Aspettate. E 2, e qui andiamo a chiudere. Perché mi prende quello sotto? Antipatico, eh? Ci riproviamo. 1, 2, oh, ho vinto. Allora, 1, 2 e chiudiamo. 1, 2 e chiudiamo. Qui stessa cosa che mi fa prendere quest'altro, non so per quale motivo. E ancora 1, 2 e chiudiamo. Ecco, e qui 1 e 2 l'ultimo. E chiudiamo. Ecco qui. Torniamo indietro. Adesso andiamo a fare una maglia bassa in ogni spazio qui, magari stringendo anche un pochino, magari qui non lo facciamo e la facciamo qua. Ecco. E stringiamo un po'. Facciamo tutte maglie basse fino in fondo. Ecco. In questo modo. Ecco qui. Continuiamo con le maglie basse. Ok, allora giriamo il lavoro, eccoci qua. Abbiamo fatto qui tutte maglie basse. Adesso andiamo a fare in questa maniera: 1, 2, 3, 4, 5 e l'ultima in fondo. Ecco, quando le abbiamo tutte, le chiudiamo tutte quante insieme in questo modo. Ecco qua. Adesso, allora andiamo a stringere qui così e poi facciamo una, due e all'interno di questo spazio andiamo a fare altrettante 9 maglie alte, quindi questa è la praticamente la seconda, terza, quarta, cinque, sei, sette, otto, nove, 10 e poi facciamo una, due catenelle e andiamo a chiudere qui con una maglia bassissima e poi di nuovo ci mettiamo qui e chiudiamo con una maglia bassissima ed ecco qua in questa maniera. Adesso non resta che fare qui una maglia, una catenella come facciamo sempre per chiudere e tagliamo il filo un po' lunghetto perché ci servirà per mettere la perlina. Ecco qua. Dobbiamo andare a fare questo il rovescio e questo il dritto. Allora, passiamo il filo qui. Ecco. Prendiamo la perlina. Meglio bianca se ce la vede, ma anche un altro colore non è uguale.
Ecco, vediamo un po' di farla fermare bene. Ecco, ancora. Se no, magari nel mare si perde. Ok, e qui ci siamo. Io direi che queste codine così che escono, di andarle con molta attenzione, che se no ci va a fuoco tutta la. Ecco qua. Ok. Adesso fermiamo anche questa codina qui. Poi che dobbiamo fare? Dobbiamo andare intanto a cucire qui. Qui li fermiamo con un puntino e poi andiamo. Queste sono diverse, no? No. Allora andiamo a mettere il laccetto. Come facciamo il laccetto? Vi faccio vedere. Allora, il laccetto, vi dico dove vanno messi. Un laccetto va messo qui, un laccetto va messo qui, uno va messo qua, da questa parte, e uno andrà messo da quest'altra parte. Quanto devono essere lunghi i laccetti, questo lo dovete dire voi, anche se questo, devo dire, questo filato, essendo molto molto elastico, si può fare anche un po' più corto perché è molto elastico, ripeto. Ecco, adesso io me l'andrò a fare tutto quanto, farò le catenelle necessarie, ma non so quante saranno. Ecco, mo vedrò un reggiseno di mia nipote e poi vi faccio vedere come rifinire questo cordoncino per andarlo poi a rifissare qua. Riprendo in mano tutta la questione per farvi vedere. Allora, ecco qua. Io ho messo i laccetti, sono lunghi circa 35 centimetri l'uno e li ho agganciati questi due in alto qua, mentre che mi sono sbagliata? Eh sì, devo agganciarlo qua. Vabbè, adesso lo riguasto. E questi invece li ho agganciati da questa parte, non nel primo ma nel secondo. Adesso vi faccio vedere. Allora, ho fatto delle catenelle e poi sono andata a rifinirle in questo modo, cioè con le maglie bassissime, vedete? In questo modo, tutto qui. Quindi con questo sistema arriviamo fino in fondo, ci riagganciamo qui, magari con l'ago diamo una sistemata e niente, tutto qui, vedete come sono bellini? Questo qui adesso lo riguasso, lo riappoggio qui in alto, mi sono sbagliata. E abbiamo finito. Peccato che ho solamente questo di gomitolo. Perché ci avrei fatto volentieri anche il pezzo sotto, magari alla brasiliana, adesso vedo, ma non credo che mi basta, è pochissimo. Tutto qui. Grazie per aver visto il mio video fino alla fine e se avete necessità di chiarimenti e cose, chiedete pure tranquillamente. Spero che nel frattempo vi siate iscritti al mio canale. Ciao a tutti, grazie ancora.